Amici di Sport Casertano, buona stagione da Armando Serpe. Dunque, il nostro portale seguirà tutta il 2012-2013 della formazione dello Sporting Sala Marcianise. Siamo alla seconda giornata, di fronte appunto il Marcianise e l'Isernia in un campionato di Serie B, un campionato nazionale di Serie B che promette scintille, un esordio sfortunato, quello degli uomini di Kunderi la scorsa settimana a Molfetta, mentre gli ospiti oggi in maglia biancazzurra hanno battuto il Giovinazzo. Dunque il riscatto è d'obbligo per i ragazzi in giallo-blu che vedete adesso inquadrati. Nel corso della nostra telecronaca andremo ovviamente anche a parlare un po' di tutto quello che è accaduto quest'estate e come è nata questa nuova realtà del futsal casertano. Restate con noi perché è tutto pronto per la sfida di oggi tra lo Sporting Sala Marcianise e l'Enaria, l'Isernia. Dunque ci siamo, tutto pronto per questo calcio d'inizio tra il Marcianise, il Sporting Sala Marcianise e l'Isernia. Sono partiti, Isernia che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi, Marcianise invece ovviamente dalla parte opposta. Stiamo anche studiando i quintetti con Guerra, Attanasio, Gigefrido che adesso è in possesso di palla, poi Antonio Russo e Russo Battista. Questo è lo starting five dello Sporting Sala Marcianise. Dall'altra parte invece ci sono sicuramente c'è Grana che va a recuperare adesso il pallone, poi c'è Marro, il numero 12 Palumbo. Intanto c'è fallo proprio su Grana, e numero 1 è Gallon, quindi Gallon e manca solo Cavalcante. Dunque Gallon, Cavalcante, Grana, Palumbo e Marro, questo è il quintetto del duo Scarpitti-Matticoli. Vi dobbiamo invece gli arbitri che sono Cretelli di Orvieto e Massaro di Cassino con Monda, il cronometrista di Nola. Dicevamo del mentre recupera palla proprio il capitano Marro, la conclusione è la parata di Guerra, prova a ripartire adesso lo Sporting. Dicevamo dell'esordio poco fortunato della formazione marcianisana, 6-2 Molfetta, una sconfitta che ha lasciato il segno solo dal punto di vista del risultato, perché il morale dei ragazzi è rimasto intatto dal momento che era la prima uscita. Hanno avuto davvero mille problemi in fase di allenamento, perché non hanno potuto allenarsi, hanno potuto effettuare tutta la preparazione qui per un contenzioso col comune di Marcianise, che ovviamente non dipende dalla società, da questa neonata società. E dunque un esordio poco positivo, ma oggi avranno l'opportunità di rifarsi, anche se di fronte c'è una delle squadre che va per la maggiore, una squadra che lotta indubbiamente per il salto di categoria. Gli obiettivi sono quelli di fare un buon campionato e possibilmente di centrare i playoff, anche se proprio qualche mese fa lo stesso mister Carlo Kunderi, che insieme ai vari Gigefrido e Russo è tornato alla base, anche se di fatto Gigefrido non è mai partito da Marcianise, anche se la squadra si chiamava in un altro modo. Lo stesso Kunderi si è reso conto che il campionato è bello tosto, però sotto sotto questa squadra, per come è stata costruita, una squadra tra l'altro senza stranieri, con tanti giocatori di terra di lavoro e alcuni napoletani, ma comunque vecchia conoscenza del calcio a 5 nostrano, anche secondo noi, secondo molti addetti ai lavori e anche alla dirigenza, questa formazione può ambire tranquillamente ai playoff. Poi si vedrà ovviamente in stagione in corso cosa accadrà. Intanto sono passati circa 3 minuti
tre minuti di gioco. Quest'anno abbiamo l'opportunità, l'anno scorso tramite Teleprima vi raccontavamo delle sfide dell'Atletico Marcianise dove non c'era il cronometro, quest'anno il cronometro c'è, quindi vi possiamo dire esattamente quanti minuti mancano, quanto tempo è trascorso. Ebbene, 16:54 al termine della prima frazione di gioco, 0-0 al Palanoia di Marcianise tra lo Sporting Sala Marcianise e l'Isernia. L'entrata di Palumbo su Giglio Fiorito, sfera che è terminata fuori, ultimo tocco è proprio del capitano. Colori inediti per questa formazione marcianisana, mentre ancora la parata di Guerra. Formazione marcianisana che nasce, ed è anche giusto dire da dove, nasce dalla fusione delle due dirigenze, ovvero della dirigenza dell'Atletico Marcianise e quella dello Sporting Sala Consilina, con il duo presidenziale Detta Campana che ovviamente ci hanno consentito di seguire per voi queste partite. Dunque noi siamo ben lieti di assistere a queste sfide dal vivo, dunque avremo l'opportunità di raccontarvi praticamente cosa succede ogni partita casalinga di questa formazione, di questo nuovo progetto. Tanti giocatori che conosciamo, abbiamo nominato il quintetto che è composto da tutte prime donne, si può dire, con i vari Russo, Girifrido, Russo Battista, Attanasio, Maurizio Guerra che torna anche lui in provincia di Caserta dopo tantissimi anni, c'è Alessandro Bucciero che tra l'altro sta entrando proprio in questo momento, lo vedete nella parte alta dei vostri teleschermi, ha preso il posto di Russo Battista, ma poi c'è anche Campanile, mentre Bucciero ha provato ad andarsene, sfera fuori. Dicevamo ci sono Campanile, De Angelis dello scorso campionato, Valentino, ancora Ruoccolano, Angelo Russo, Iannone, quindi insomma davvero una squadra ben assortita e squadra coperta in ogni reparti. Quando riuscimmo a sapere, a venire a conoscenza proprio in estate, a luglio, di questa nuova realtà che si stava formando, la seguimmo con molto piacere proprio per la presenza in squadra di tantissimi casertani, e abbiamo avuto anche modo di conoscere, seppur telefonicamente, il patron, uno dei due presidenti, Antonio Detta, dal momento che Giampiero Campana lo conosciamo ormai da anni, e lo stesso Detta è molto molto motivato, ha tantissima voglia di vincere, perciò ci sono tutti i presupposti per assistere a una gran bella stagione. Intanto c'è un calcio d'angolo per la parata di Gallon in calcio d'angolo, un Sala Marcianise che ha provato, sta provando a scardinare la retroguardia dell'Isernia, ovviamente non è impresa da poco. Mancano esattamente sono passati esattamente 5 minuti dall'inizio di questo primo tempo. Vi ricordo che siete alla visione di Sporting Sala Marcianise Isernia per Sport Casertano. Palumbo viene ostacolato in maniera assolutamente corretta da Giglio Fiorito, l'ultimo tocco è proprio del numero 12, pallone che finisce in rimessa laterale, già battuta Attanasio per Bucciero, lo scambia ancora con Attanasio, si fa vedere e riceve vicino, proprio vicino lui, Giglio Fiorito. Un bel pressing dell'Isernia. Bucciero, l'imbucata per Russo, Antonio Russo. Lo Sporting Marcianise in vantaggio. La festa della panchina. Antonio Russo è andato subito dal mister Carlo Cundari. 1-0. Al sesto minuto ha segnato dunque il Marcianise con la geniale assistenza di Bucciero per Antonio Russo, che da due passi proprio non poteva sbagliare. Dunque si sblocca il risultato qui al Palanoia, 1-0 per
il Sala Consilina. Occhio a Marro, la conclusione di Marro, sfera che termina in rimessa laterale, già battuta tra l'altro. Ancora Marro per Palumbo, fermato, può andare Bucciero. Ancora però il pallone per Giglio Fiorito. Bucciero come laterale davvero mortifero, Alessandro Bucciero. C'è questo calcio d'angolo che bisogna battere. Non riesce a servire Giglio Fiorito, che ferma ancora l'Isernia, poi ci mette un piede Palumbo, ma spinge sull'acceleratore lo Sporting. Bucciero, ancora la parata, bravo Gallon, non si lascia sorprendere. C'è, vediamo, time out chiesto dal, mentre c'è un fallo, gli arbitri hanno prontamente segnalato un fallo di Attanasio, c'è un fallo e dunque sì, il gioco riprenderà con un calcio di punizione per l'Isernia. Marro alla battuta del calcio di punizione per l'Isernia, 3-0 per i locali, dunque per il Marcianise che ha avuto un approccio all'incontro decisamente positivo con il gol al sesto minuto di Antonio Russo. Marro che, se non ricordiamo male, è un ex campo basso, è un giocatore molisano molto esperto, lo ricordiamo ai tempi sia del Marcianise, del Marcianise Futsal, l'ultimo anno che insomma il Marcianise poi incontrò il campo basso, la formazione dell'ex presidente Sparaco centrò la promozione in massima serie, ma lo ricordiamo anche un anno prima quando poi seguivamo il Bellone, insomma un giocatore che con piacere lo ricordiamo perché diede vita a tante sfide con le formazioni casertane. Comunque 13-10, proprio Marro adesso scambia con Palumbo, va a portare palla il capitano dell'Isernia, Grana, che è un po' appesantito dall'età e si vede in maniera piuttosto netta, però resta sempre un giocatore molto molto interessante. Sono entrati Iannone e Ruoccolano. Bucciero per Attanasio, Ruoccolano, ancora Attanasio per Bucciero. Attenzione Iannone, bravo Attanasio. Bucciero deve allontanare la palla, la fa carambolare sul piede di Marro, che di fatto passa a Maurizio Guerra. Anche Maurizio, tanti anni insieme con il sottoscritto, ha vissuto momenti indelebili del futsal casertano con il Caserta Calcio a 5. Proprio Guerra, campanile, qui c'è fallo, era abbastanza evidente il fallo di Palumbo, gli arbitri lasciano correre, Bucciero ha recuperato palla, lo scarico, poi ha tentato Ruoccolano il tocco sotto, ma il numero uno è riuscito a chiudere lo specchio, sfera che termina in corner, ma comunque un ottimo Sala Consilina. Vedete anche Giampiero Campana che è praticamente a ridosso del campo soffrire, bel numero di Ruoccolano, poi viene fermato, ma l'intenzione è stata molto molto positiva. Palumbo, ancora Palumbo, la conclusione traversa dell'Isernia, brivido, pericolo. Iannone, Ruoccolano, ancora Ruoccolano senza paura, senza paura, va a terra, si fa male, l'arbitro dice che si può proseguire, rimane comunque claudicante il numero 17 che ha fatto vedere davvero qualche guizzo interessante, un giocatore molto molto, almeno per questa prima parte, molto positivo, ci sta impressionando particolarmente.
Occhio all'Isernia che è già ripartita. Palumbo, Grana, Cavalcante come ultimo, adesso sta giocando il numero 9, poi è entrato anche il 21. E la conclusione, la grande parata di Guerra. Stavamo vedendo chi era il 21, e Melfi con il numero 21 al posto di Marro, è entrato Melfi al posto di Marro. Grana, ancora Palumbo, l'imbucata per Melfi, questo pivot, questo ragazzo che è alto, è molto prestante fisicamente. Nuovamente Palumbo, il suggerimento, il colpo di testa addirittura, l'errore di Grana, poi Giglio Fiorito travolto, gli arbitri continuano a non vedere, Giglio Fiorito si tocca la testa, ma il gioco assolutamente deve essere interrotto. Giglio Fiorito va anche a protestare, va a dire qualcosa al marcatore che lo aveva ostacolato, secondo l'arbitro in maniera regolamentare. Ripeto, gli arbitri sono Cretaglio di Orvieto e Massaro di Cassino. Bisogna anche provvedere ad asciugare il campo, perché l'alone, la macchia di sudore che ha lasciato Giglio Fiorito deve essere rimossa per evitare spiacevoli poi scivoloni. Pallone che verrà scodellato, ma il Marcianese lo lascia, lo cede, lo restituisce all'Isernia, come giusto che sia. .10:40 alla fine, dunque siamo praticamente a metà del primo tempo, il risultato è sempre fermo sull'1-0 per il Marcianese, una partita piacevole, divertente, con il Sala Marcianese che sta provando a ripartire, a sfruttare eventualmente spazi e quindi colpire poi in contropiede. La buona difesa, sono molto veloci e giallo-blu. Grana per Palumbo, deve addirittura arretrare qualche metro la manovra, proprio baricentro l'Isernia, perché c'è questo pressing che sta dando tra l'altro i frutti. È rimasto a terra un giocatore del Marcianise, era Ruoccolano. Gli arbitri hanno lasciato proseguire per la regola del vantaggio, ma poi assegneranno il fallo ai molisani. Ruoccolano per Iannone, adesso muovono molto velocemente il pallone. Guerra col destro. Gli arbitri infatti fermano il gioco e assegnano prontamente. La rimessa in gioco sarà ovviamente del Marcianise, e poi danno anche il fallo, dunque primo fallo per i bianco-azzurri. Giglio Fiorito per Campanile, ancora Giglio Fiorito. Non riesce ad arrivare sul pallone, è leggermente lungo, ma comunque buona l'idea di Pasquale Campanile di duettare con Giglio Fiorito. Poi Palumbo, pallone già in gioco, ritmo piuttosto alto. Grana, detto Mazzigno, giocatore che gli appassionati del calcio a 5 sicuramente lo ricorderanno a certi livelli. Palumbo, imbucata per Grana, poi Melfi, ancora Palumbo, hanno tanta pazienza i molisani, poi sbagliano qualcosa, ma comunque
rimane il fatto che stanno dimostrando di essere un'ottima squadra, formazione quadrata, dunque questo vantaggio del Marcianise è ancora, ha un sapore, un significato ancora più importante. 8 e 12 alla fine del primo tempo, avanza ancora lo Sporting Sala con Giglio Fiorito, si ferma Giglio Fiorito, elude un avversario, poi gioco di gambe di Russo, palo di Giglio Fiorito, ancora campanile, poi Russo fermato, però quando accelera il Marcianise sono dolori, perché è una formazione che gioca a memoria, gli applausi convinti del pubblico che via via sta riempendo il Palanoia, si fa vedere ma non riceve campanile, il suggerimento per la corrente, Russo Battista, arriva Gallone, mette in calcio d'angolo, campanile, chiama lo schema del lo schema di gioco che però non va a buon fine Palumbo, la conclusione termina in rimessa dal fondo, ma un contropiede molto molto veloce della formazione ospite, fuori campanile, dentro di nuovo Attanasio e si va così a ricomporre il quintetto iniziale. Grana per Palumbo, attenzione con Grana che ha provato a servire il numero 12, sfera in corner, l'errore al poi Melfi recupera palla con forza, un grande intervento di Maurizio Guerra che veramente salva il risultato, aveva provato ad andarsene Ciro Attanasio su errore di Cavalcante. Qui sbaglia anche Melfi con sfera che comunque è stata deviata in rimessa laterale. È una partita molto intensa e perciò divertente. Grana, Melfi fuori per Palumbo, ancora Melfi, prova il gioco di gambe, Attanasio ovviamente non ha bocca, poi Cavalcante, posizione un po' insolita di Grana che è andato letteralmente a bloccare, sfera che è terminata intanto in rimessa dal fondo, c'è time out chiesto dal Sporting Sala Marcianise. Si riprende a 6:40 dalla fine del primo tempo, siete alla visione di Sporting Sala Marcianise Isernia, seconda giornata del campionato di Serie B, rimessa in gioco per il padroni di casa che possono sono attualmente in vantaggio 1-0 con un gol di Antonio Russo, ma poco fa un palo clamoroso da parte di Francesco Giglio Fiorito. C'è da dire che Grana ha colpito anche un legno, una traversa dopo il gol dell'1-0, dunque conto pari nei legni, però il Marcianise che francamente sta legittimando questo vantaggio, anzi meriterebbe qualcosa in più. Rimessa in gioco per gli ospiti che provano ad attaccare, Mazzigno per Cavalcante, il suggerimento ma Giglio Fiorito capisce tutto, di prima intenzione Russo Battista, mette, allontana la sfera, pronto al cambio anche Bucciero, sta per entrare e rientrare Alessandro Bucciero magari per sfruttare una partenza, occhio a Melfi, la conclusione viene deviata ancora sul fondo da Attanasio, bravo giocatore che è davvero di un'esperienza infinita. La conclusione a fil di palo, anzi c'è stata proprio una deviazione da parte di Guerra che ha messo il pallone in calcio d'angolo. Va Russo fermato da Melfi, che partita, poi Russo recupera la palla tutto solo Ciglio Fiorito, non si intende con Russo,
Che chance sprecata! Che peccato, era il 2-0, era cosa fatta, davvero un grosso peccato. E a 5:25 sfuma il 2-0, che a porta libera sarebbe stato davvero facile per Russo, ma Giglio Fiorito ha preferito, cioè ha passato a Russo. Russo evidentemente non si attendeva il passaggio, perché era anche più avanti. Peccato comunque. Fermato Melfi, anzi era Palumbo, poi Attanasio, Battista, Mazzigno, gran pressione da parte dell'Isernia. Mentre in campo c'è anche il numero 10 Peluso. Eccolo qui Peluso, sfera che non è uscita, Attanasio l'ha recuperata, Giglio Fiorito spinge il contropiede, prova la conclusione che viene però intercettata, smorzata da un difensore, ancora Giglio Fiorito e poi la conclusione di Attanasio, di Russo Battista, non c'entra lo specchio della porta. 4:15 alla conclusione. Palumbo, non ci sono nessuno, non ci sono giocatori, fuori Attanasio che zoppica, dentro Vincenzino De Angelis, altro prodotto del vivaio atletico marcianese. De Angelis che è un altro ragazzo molto molto interessante, abbiamo avuto modo di ammirarlo e di ammirarne la crescita in questi 2 anni. Tanto c'è un corner, ancora pallone sul fondo, ma c'è stata ancora una deviazione. No, non c'è deviazione, il pallone è stato semplicemente rimesso in gioco dal Marcianise, la deviazione forse era stata di un calcettista molisano. L'imbucata non va a buon fine, l'imbucata di Palumbo, e allora Russo, la palla al centro e la deviazione di Gallon, calcio d'angolo già battuto De Angelis e poi si gira Russo, ennesimo intervento di Gallon che sta letteralmente salvando i suoi da una capitolazione certa, è un estremo difensore molto molto interessante, vabbè, anche lui è un giocatore che per forza di cose è uno straniero che se è stato schierato titolare un motivo ci sarà, vediamo che altro bisogna attendere che il venga asciugato il campo. Anche sul campo potremmo parlare ore e ore, Palanoia aperto in extremis per la formazione di Campana Detta, perché ci sono state delle querelle dalle varie società che negli anni scorsi hanno usufruito di questo palasport, ma anche di altri impianti cittadini, in pratica hanno voluto il comune ha voluto la garanzia delle garanzie economiche, altrimenti insomma avrebbe vietato di giocare, quindi insomma ci sono stati un po' di problemi per questo motivo, ecco perché magari non è un sala marcianese al 100% pronto, ecco, per già dalla prima giornata, ma oggi francamente sta dimostrando di aver cambiato qualcosa anche dal punto di vista
mentale, un approccio aggressivo, una buona difesa al cospetto, ribadisco, di un attaccante che di un attacco e di una squadra veramente è ben organizzata, un attacco molto molto potente. Marro, e poi in scivolata Bucciero si rifugia in rimessa laterale. 2:27 Cavalcante, Peluso, ancora Cavalcante, poi Marro, attenzione Marro, provato in maniera troppo, forse con troppe pretese, a colpire nella distanza, forse sperava in una deviazione. Gallon, Cavalcante, bravo Bucciero a intercettare, De Angelis a spingere il contropiede, porta libera, salva proprio Marro, ma altra ghiottissima occasione sprecata da questo Marcianise che non riesce proprio a raddoppiare, è una maledizione davvero incredibile. 1:52 porta libera per l'ennesima volta e si è salvata la difesa molisana. Bucciero, suggerimento per Russo, la parata a terra di Gallon, non aggancia Peluso. Giglio Fiorito, Bucciero, esattamente 90 secondi al termine del primo tempo. Palumbo, De Angelis, attenzione però il forcing dell'Isernia. Marro, ancora Marro sul settore di sinistra, Marro prova ad andarsene, pallone che è terminato sul fondo. 1:10 adesso, bisogna anche giocare col cronometro, ma non lo fa, il Marcianise va di fatto a regalare il pallone all'Isernia. Gallon, altro errore qui in fase di disimpegno. Marro, il tiro, l'intervento di Guerra, la conclusione velenosa. Guerra che era comunque ben piazzato. Bisogna provvedere ad asciugare il campo. Mazzigno alla battuta, fuori per Gallon, ancora il tiro Gallon, e altra chance qui sprecata, stavolta è dell'Isernia, prima il Marcianise a sbagliare a porta libera, ora ci hanno pensato gli avversari. Bene così comunque Attanasio, palla fuori, la rimessa in gioco ancora per il Marcianise a 42 secondi dalla conclusione, 42 secondi dall'intervallo. Attanasio, Bucciero, Russo si fa rubare palla da Marro, ma è bravissimo ancora Attanasio, addirittura in contropiede, può andare ancora a porta libera, ma c'è il fallo in attacco chiesto e ottenuto dall'Isernia. 24 secondi, gioco pericoloso. Probabilmente sarà l'ultimo attacco questo per l'ultimo attacco dell'incontro. Almeno per questo primo tempo. Si sta provvedendo ad asciugare il campo ancora una volta. Mini time out per i due tecnici che hanno approfittato di questi secondi di pausa
per dare le ultime direttive. Palla a terra, ha chiesto espressamente il tecnico dell'Isernia. Da questo momento 24 secondi e poi si andrà a rifiatare negli spogliatoi. Marro, importante non farsi infilare proprio adesso. Ancora la conclusione, viene intercettata da un grande Attanasio. 14 De Angelis, pallone deve essere tenuto. De Angelis! E per poco non arrivava ancora una volta il raddoppio, ma che bel primo tempo che abbiamo, a cui abbiamo assistito. Ormai ci siamo, due secondi, un secondo, anzi il tempo si è fermato. Marro non se ne era accorto e poteva tranquillamente tenere il pallone. Un secondo, ormai comunque ci siamo, non credo che sia impossibile segnare un gol. Infatti, come il pallone viene rimesso in gioco, è immediatamente scattato il termine del primo tempo. Inquadratura per mister Kundari, che va a dire qualcosa a De Angelis. Dunque 1-0, decide Russo dopo 5 minuti di gioco, anzi dopo 6 minuti di gioco, gol di Antonio Russo. Ci risentiremo tra poco per il secondo tempo di Sala Marcianise Isernia. È il secondo tempo di Sporting Sala Marcianisi-Sernia, 1-0 al termine dei primi 20 minuti, un gol di Antonio Russo sta decidendo questa sfida. Prima frazione di gioco molto bella, equilibrata, un palo a testa, tante chance di segnare, tante chance sprecate soprattutto da parte dei padroni di casa, che hanno rischiato tra virgolette di segnare il gol del raddoppio. Qui se la cava egregiamente invece la difesa con l'ultimo tocco di Maurizio Guerra. Attanasio, Bucciero, gli arbitri a due passi non vedono. Anche questo è un arbitraggio oggi, non è stato almeno fin qui impeccabile, però non lamentiamoci, altrimenti poi si dice che la nostra può essere una telecronaca di parte. In qualche occasione hanno lasciato un po' andare, quando magari si poteva tranquillamente prendere decisioni diverse. Comunque, occhio Palumbo, murato letteralmente da Russo Battista, poi Gallon ha tentato anche di segnare la rete un paio di occasioni addirittura da centrocampo. Un portiere che tecnicamente è bravo di per sé, ma è anche tecnicamente valido fuori dei pali. Il tunnel di Grana su Bucciero, ma era stato un tentativo per numero 21 Melfi, che non è andato a buon fine. Bucciero, Attanasio, ancora Bucciero, Melfi, occhio numero 21, immediatamente raddoppiato poi Bucciero, non a bocca Melfi, che si rifugia in rimessa laterale. Sono trascorsi 90 secondi nel corso del secondo tempo, sempre il vantaggio del Sala Marcianise. Grana per Melfi, pallone che è terminato fuori, la rimessa è per il Marcianise, mentre si sta battendo un autentico nubifragio qui su tutta la zona, su tutta la terra di lavoro, e anche se siamo al coperto, però davvero riusciamo a sentire il rumore della pioggia. Occhio però, perché ha tentato la ripartenza l'Isernia con la chiusura
di Russo Battista. Ancora Russo Battista, resiste finché può, poi sfera che termina fuori. Ripeto, è una partita questa molto molto, una partita molto molto equilibrata. Non ci saranno tantissimi gol, almeno questa è la sensazione. Giglio Fiorito per Attanasio, il servizio non riesce sfera che è uscita, Cavalcante non ha potuto mantenerla. Attanasio non riesce più a superare la metà campo, il Sala Marcianise. Qui Attanasio è bravissimo a mantenere vivo il pallone, poi Bucciero, un numero di Bucciera, Attanasio il tiro, c'è il fallo anche abbastanza evidente, Bucciero finisce a terra. Non è la prima volta che Bucciero purtroppo finisce a terra, solo stavolta però l'arbitro solo in questa occasione ha segnalato l'irregolarità. Francesco Giglio Fiorito alla battuta. Bisogna provvedere ad asciugare il campo. Giglio Fiorito, il pallone che termina sull'esterno rete. Opportunità non concretizzata. Rimessa in gioco per il Marcianise. Ancora Giglio Fiorito. Attanasio. Russo. Rimessa in gioco ancora per i casertani. Attanasio. Bucciero. Ma Bucciero, Giglio Fiorito. Si ferma, c'è con un fallo, tutto invece tutto regolare, non trattiene il possesso Melfi, il pallone di Palumbo evidentemente era troppo forte, Melfi lo ha semplicemente accompagnato fuori. Giglio Fiorito, 16:20 adesso alla conclusione, l'arbitro ha lasciato prima proseguire, poi ha fermato il gioco decretando il calcio di punizione per l'Iserne, un fallo a testa in questo secondo tempo. Le direttive delle rispettive panchine, c'è Cavalcante alla battuta, vediamo se proverà la conclusione diretta in porta. Il passaggio per un compagno era Palumbo, Grana, sfera in calcio d'angolo, Grana per Palumbo, poi Cavalcante, ultimo tocco proprio di Palumbo che ha sfiorato il pallone, fuori Bucciero, dentro di nuovo Ruoccolano, anzi no, ci sembrava lui, sì è Ruoccolano, solo che ha il pantaloncino, avevamo visto il numero 4 sul pantalone, invece giustamente il 4 è Giglio Fiorito, non può essere lui. Giglio Fiorito proprio in possesso di sfera. Attanasio, deviazione con sfera fuori. Attanasio, pallone per Palumbo, occhio, e Attanasio di ferro può spingere il contropiede, 3 contro 2, Attanasio il tunnel,
per Ruccolano, che deve solo accontentarsi di una rimessa laterale. Giro Fiorito, Attanasio, ancora Attanasio, Giro Fiorito subito in mezzo per Russo, è bravo ancora Ruccolano, assolutamente tra i più reattivi, ed è voto alto per lui in questa gara, anche perché è la prima volta che abbiamo modo di vederlo giocare. È un ragazzo che ci hanno parlato bene in estate, lui sta confermando di essere un giocatore molto molto interessante. Errato il passaggio, ancora bisogna provvedere ad asciugare una macchia d'umido, ormai questo è il leitmotiv dell'incontro, perennemente bagnato a terra, e evidentemente i giocatori sudano talmente tanto che ogni contatto c'è una macchia di sudore che si forma a terra, perché il gioco è continuamente spezzettato, è incredibile. Allora, o è cambiato qualcosa nel corso, qui uscita un po' avventata di Gallone che aveva lasciato incustodita la porta, o è cambiato qualcosa, diciamo, nel corso di questi mesi, che i giocatori sudano di più, oppure gli altri anni sudavano di meno, perché non ricordo onestamente tutte queste interruzioni. Comunque questa è una piccola digressione di colore, 14:39. Brivido per la retroguardia dell'Isernia, con Gallon che è andato a rinviare sul corpo, e qui da cartellino giallo in maniera anche abbastanza evidente da parte di Valumbo, dice è il primo ma verrà ammonito. Comunque, al di là del primo e del secondo, è stato letteralmente placcato Giglio Fiorito, è a norma di regolamento, e cartellino giallo, monito dunque Palumbo, quando siamo arrivati a 14:32. Giglio Fiorito, ancora Giglio Fiorito, Ruccolano, Russo, si disimpegna bene Antonio Russo, poi Giglio Fiorito, Grana, Marcio Grana non riesce qui a intervenire, la difesa del Marcianise non riesce a recuperare palla, più che altro con sfera comunque finisce sul fondo. Altro intervento di Gallon che abbandona i pali, è un portiere che sta il fatto suo, un po' spericolato, però lì se sbaglia l'intervento se ne va, il giocatore se ne va a porta spalancata, e sono dolori. Iannone, Ruccolano, Grana, ancora il lancio è anticipato Iannone al momento della battuta da Palumbo. Giglio Fiorito, Iannone, ancora Giglio Fiorito, Guerra, Iannone rischia, che c'è pressing alto dell'Isernia. Comunque rimessa laterale in zona d'attacco per il Marcianise, già battuto Iannone, Giglio Fiorito si gira,
Ruoccolano, ancora Iannone, due peperini dello Sporting Marcianise. Giglio Fiorito nel mezzo, viene fermato, attenzione Cavalcante, e poi proprio Francesco Giglio Fiorito salva Capre e Cavoli, mandando in rimessa laterale. Qui un comunque positivo l'intervento di Guerra e anche il movimento della difesa, che aveva chiuso l'avanzata di Palumbo, che stava per concludere. Proprio Palumbo, l'imbucata per Gran, attenzione Gran, il gioco di gambe, guadagna comunque un calcio d'angolo Mazzigno. Soprannome ovviamente Mazzigno. Melfi, la conclusione sbilenca, anzi no, non era il Melfi, non era Melfi, era il numero 5 di Cristinzi. Numero 5, ne è entrato di Cristinzi. Dunque, sono tutti giocatori ben piazzati. Bel numero di Russo Battista, ma il pallone è scivolato, ha preso un po' di velocità, non è riuscito a mantenerlo. Dicevamo, giocatori tutti ben piazzati fisicamente, questi dell'Isernia, ovviamente un'arma a proprio vantaggio. L'arbitro lancia un'occhiataccia a Iannone, dice che è tutto regolare. Per la verità il numero 10 non aveva neanche protestato, quindi un nulla di fatto. Quando siamo arrivati a 12 minuti dalla conclusione, dunque siamo abbondantemente prima di metà tempo, la conclusione, ma resto dei dubbi sul fallo alla tre quarti commesso su Ruoccolano. Ci si aspettava un fischio, gli arbitri per la verità lasciano molto giocare, ma non solo in questo secondo tempo, proprio in generale. Adesso sta producendo il massimo sforzo l'Isernia, però rischia di prendere il secondo in contropiede, ma sbaglia Russo Battista, troppa fretta, c'era Iannone sul secondo, ma sul secondo palo, in quei frangenti è davvero molto molto complicato essere lucidi. Ha provato un colpo a effetto, si scalda Pasquale Campanile, occhio perché si sta impegnando moltissimo. Palo, altro palo da parte di ci sembra Melfi, che ha colpito un palo piuttosto clamoroso, secondo legno per l'Isernia. E come dicevo, è stato un Isernia che davvero sta dimostrando, insomma, di non voler minimamente cedere, anche perché la gara è molto equilibrata. Battista si ritrova il pallone, poi Campanile, Attanasio col gioco di gamba, ancora Attanasio, qui c'è fallo. Il palo colpito prima era da parte di era stato Palumbo a colpire il palo e non Melfi. Ripeto, c'è una somiglianza fisica, questi giocatori che sono tutti ben piazzati, giovani, ma fisicamente si somigliano, perché hanno sviluppato dei fisici molto forti. Qui porta libera, il 2-0, Antonio Russo, il 2-0 all'improvviso. All'improvviso il gol del 2-0, imbucata di Russo Battista per Antonio Russo, e qui c'è l'abbraccio con i compagni. 2-0 per il Sala Marcianise, proprio mentre l'Isernia stava facendo l'impossibile per pervenire al pareggio. Gol mancato, gol subito, è arrivato il gol del 2-0 a 10:40 dalla conclusione, ma la regola del gol mancato, gol subito, vale anche in questo sport, evidentemente è così. 2-0, ovvio che non è finita, però adesso ha due gol di vantaggio il Sala Marcianise, ed è un doppio vantaggio per quello che è stato fatto vedere nel primo tempo, indubbiamente meritato. L'Isernia per la verità sta giocando meglio, o comunque, se preferite, ci sta provando con più convinzione in questi 10 minuti della ripresa.
Adesso però il Marcenise non deve commettere l'errore di arretrare troppo il proprio baricentro, cosa che comunque gli ha permesso di colpire in contropiede, ma occhio perché ripeto, sono giocatori validi, molto anche bravi tecnicamente. Battista, Campanile, ancora Campanile, si ferma, bravissimo, gli applausi convinti del pubblico sono per lui. Attanasio duella e poi tiro fuori di Melfi, adesso sì, è proprio lui, il 21, il numero 21 Melfi. Guerra ha provato la conclusione, Russo, ma ci ha abituati, lo conosciamo benissimo Antonio Russo, a gol incredibili quando militava nel Casalgiove, soprattutto si rendeva protagonista di gol paurosi, poi tutta la trafila ha giocato e ha vinto tanto a tutti i livelli, si può dire, in C1, in Serie B, quindi ha vinto per molti anni anche la classifica di capocannoniere, e avere un giocatore come Antonio Russo è sempre un vantaggio ed è chiaramente per noi addetti ai lavori un piacere poter commentare le sue partite. 9 minuti e 38, è lunghissima, però il Marcianise ha due gol di vantaggio, doppietta di Antonio Russo che sta regalando i primi tre punti stagionali allo Sporting Sala Marcianise. Non è ancora finita, ripeto, è ancora molto lunga, però la squadra sta dimostrando di essere competitiva. Cavalcante, è uno schema un po' così, per la verità mal riuscito. Gallon, Melfi, Grana, poi Russo, bel palleggio, prova ad andarsene Russo, fermato, rimessa in gioco però è per Isernia. Melfi, occhio a Cavalcante, alto alto il tentativo, il destro di Alex Cavalcante, pallone che è terminato alto senza impensierire Maurizio Guerra, decisivo in diverse occasioni anche nella ripresa. Battista, Gioffrido deve allontanare il pallone, lo fa con una certa esperienza guadagnando anche rimessa laterale. Russo si incarica della battuta, non ci sono compagni, Gioffrido va a spazzare, va a allontanare il pallone che termina comodamente, lentamente sul fondo. Cavalcante per Grana, Palumbo, poi Melfi, bravo qui Russo a chiudere la diagonale, poi Gio Fiorito che si sta sacrificando parecchio. Campanile, campo aperto per Battista, può puntare l'uomo Battista, serve Russo, ancora Battista, può andare centrale, fermato però da Cavalcante che prova a imbucare ma non riesce Melfi. Adesso la gara acquista di velocità, ultimo tocco è di Palumbo. Palumbo lancia un'occhiataccia all'arbitro, ma l'arbitro non vuol saper ragioni. Gio Fiorito, letto il suggerimento per Campanile, ancora Campanile recupera, grande agonismo adesso da parte dei calcettisti. È tornato in campo anche Marro, occhio Marro col destro, viene ribattuto il tiro. Melfi, Palumbo, Grana entra, ha tentato di far filtrare in mezzo a due il pallone, conclusione abbondantemente sul fondo, un tiro di alleggerimento, sembrava un tiro di alleggerimento da parte di Palumbo. 7:38 alla conclusione,
Russo, e c'è fallo. C'è fallo di Grana. Si dovrà anche asciugare il campo, stavolta in maniera evidente. La scivolata di Grana ha lasciato la macchia di umido a terra, in una zona tra l'altro molto molto praticata. Guerra. Sfera che è terminata ampiamente sul fondo, anzi in rimessa laterale per la verità, una conclusione un po' sbilenca. Occhio a Marro e poi Guerra, bravissimo Marro, porta spalancata, si dispera il numero 7, lo vedete, il capitano. Altra chance non concretizzata, e qui è da mordersi le mani, perché l'Isernia avrebbe potuto tornare in gara, non che non ci fosse, ma comunque avrebbe potuto riaprire a 7 minuti il match. Marro ancora per Palumbo. C'è bisogno di un'invenzione, rete esterna di Palumbo, che è indubbiamente tra i più pericolosi dei suoi. Guerra, suggerimento, sfiora Antonio Russo, un pallone alto che Gallon ha già messo in gioco. Marro, il tiro. Attenzione, portiere di movimento, mette il portiere. Ha messo il portiere Lisernia, quindi occhio che si rischia qualcosa, perché c'è la superiorità numerica, scivola anche un giocatore e poi Guerra con grande freddezza, bravo Giglio Fiorito a far carambolare il pallone su Marro. E adesso c'è time out chiesto immediatamente da Carlo Cundari, perché ha visto che il collega ha giocato col portiere di movimento in questi ultimi 6 minuti, vuole parlarci su, perché vedete lo si evince dal labiale, stanno giocando col portiere di movimento, e dunque adesso nuove disposizioni per il Sala Marcianise. Dopo il time out si riprende con la rimessa in gioco per il Marcianise. Giulio Fiorito, la conclusione viene deviata da Gallon e poi la sfera carambola fuori, ma il pallone sembrava comunque innocuo, il portiere non ha trattenuto. L'addetto al campo è dovuto intervenire almeno 20 volte, hanno sudato parecchio evidentemente questi calcettisti durante il pre-gara e il riscaldamento che la partita, perché veramente il campo è sempre umido. Palumbo per Marro. Grana. Marro va a terra, c'è stata una spinta di Russo Battista, i due si scambiano un sorriso, tutto a posto, un normalissimo scontro di gioco. Marro è letteralmente volato, anche perché Battista, oltre ad essere qualche centimetro più alto, è anche più possente fisicamente. Gallon, eccolo il portiere
di movimento. Grana, Palumbo, attenzione, occhio che la porta è libera, ma Gallon fa buona guardia, un dribbling di troppo e Russo se ne sarebbe andato, invece il portiere è stato oculato. Russo non riesce a sfuggire alla marcatura di Grana, occhio Palumbo, sbaglia tutto, 4:48. Giglio Fiorito, ancora una rimessa. È stato travolto Antonio Russo, si è sentito fin qui il colpo al costato. L'arbitro lo invita a rialzarsi, Antonio Russo comunque è stato inevitabilmente colpito, infatti si tocca il petto. Fin qui il match winner dell'incontro. Ancora portiere di movimento, qui se però il Marcianise fa bene il suo dovere, recupera palla e segna anche a portiere, cioè con la porta libera, quindi intanto ha recuperato la sfera Russo, pallone lungo, ancora presto per giocare col cronometro, lo sa il Lisernia, perciò schiera il portiere di movimento, ormai tenta il tutto per tutto mister Matticoli per provare a raddrizzare l'incontro. Marro, ancora Gallon, ancora Gallon, Gallon, c'è un buon possesso da parte dell'Isernia, corner intanto, altro time out stavolta chiesto dalla formazione molisana perché il tecnico vuole in qualche modo provare a dare la scossa definitiva ai suoi. Angolo a 3:40 dalla conclusione per l'Isernia, non va a buon fine. Gallon, Marcio, Grana, arriva Attanasio, grande prova, mi è piaciuta parecchio la prova di Attanasio, che è un calciatore di grande spessore. Palumbo, occhio a Gallon, la conclusione alta, c'è stata però un tocco, una deviazione, ancora un tiro d'angolo, sono trascorsi pochi secondi, dunque bisogna soffrire ancora un po'. Gallon, Grana, poi Marro, ancora Grana, prova ad andarsene Russo, la conclusione di Russo, poteva anche forse esitare perché era stato ostacolato, ma l'arbitro non aveva fischiato. Comunque ha fatto bene Antonio Russo a provarci. Attanasio, anzi era Russo Battista, Attanasio era nelle retrovie, Russo Battista conquista un corner già battuto proprio per Attanasio, nuovamente Giglio Fiorito, Palumbo tra poco entrerà con la maglia di portiere perché non c'è più tempo davvero, 2:56, mancano 3 minuti scarsi, e dunque o adesso o mai più, ha pensato il mister dell'Isernia per provare a riaprire i giochi. Bucciero, ma Bucciero fermato senza fallo, ci sono dei dubbi francamente, poi Marro si trascina la sfera fuori, Bucciero continua a chiedere spiegazioni e a protestare, ma in maniera garbata come d'altronde ha sempre fatto, chiedere spiegazioni all'arbitro, ma proprio adesso Bucciero, questo è un altro fallo, ma io non lo so, ma
evidentemente sono cambiati i regolamenti, perché Bucciero va a terra, non si fischia fallo, vanno in due, ancora non c'è fallo. Adesso c'è Palumbo come sesto uomo a 2 minuti e mezzo dalla fine, dunque occhio perché la manovra sarà tambureggiante, però se il Marcini si intercetta palla, porta libera, sarà tutto più semplice. Attanasio, sfera fuori, rosicchia qualche secondo, formazione di Gundari. C'è Peluso fisso davanti a Guerra. Marro! Occhio a Bucciero, sfera fuori, ma che cosa, che occasione sprecata, perché il portiere non c'era, qui anche Marro si addormenta. Attanasio che è andato a rinviare per poco, non... Peluso continua a protestare, Peluso è già ammonito perché rischia Peluso. C'è un cambio, entra di nuovo Gallon al posto di Peluso perché il Marcianise è in attacco. 1:54, stava protestando parecchio il numero 12, che tra l'altro sembra non rientrare più, infatti non rientra più il numero 12 Palumbo, lascia Gallon l'incombenza di portiere di movimento. Occhio a Marro, Murato numero 7. 1 minuto e mezzo, il Marcise vede il traguardo ma non è ancora finita, non deve subire per gol per il prossimo minuto, a quel punto puoi segnarne due per l'Isernia in 30 secondi, sarebbe pressoché impossibile. Cavalcante per Grana, ancora Marro, chiude tutto Bucciero, peccato, non mantiene il possesso, ma comunque mancano 10, c'è il gol, il gol di Alessandro Bucciero, 3-0, partita chiusa, vince il Sporting Sala Marcianise. Bucciero un attimo prima aveva per poco, non aveva mantenuto il pallone, era scivolato fuori, il gol che chiude i giochi a 1:06 dalla conclusione, 3-0 Alessandro Bucciero. Dunque i casertani doc come Antonio Russo e Alessandro Bucciero regalano i primi 3 punti allo Sporting Sala Marcianise, dunque fanno festa i tifosi gialloblu e fanno festa i due presidenti Campana e Detta, che si godono dunque la vittoria, perché è una vittoria tra l'altro meritata, una vittoria di squadra esperta, una squadra cinica, intelligente, che ha rischiato pochissimo e poi alla fine ha vinto, ma tra l'altro con merito, forse l'Isernia un gol lo meritava, però onestamente nell'analisi della gara se c'era una squadra che meritava di vincere oggi era il Marcianise. Onore e merito comunque all'Isernia, che ha fatto vedere che è davvero una gran bella formazione. 26 secondi, ormai siamo già ai commenti conclusivi. Gallon, una serie di deviazioni e poi Guerra si ritrova il pallone tra le mani. Bucciero, Russo, ancora Russo con calma, 9 secondi, 8 secondi, Giglio Fiorito, Gallon in rimessa laterale, 3 secondi, arrivano già gli applausi, finisce così, festeggiano tutti i componenti della panchina, vedete Lino Somma, vanno tutti da Attanasio, davvero un bello spirito che c'è in questa squadra, in questa società. Doppietta di Antonio Russo, gol in chiusura a 1 minuto dalla fine di Alessandro Bucciero, finisce 3-0 per il Sala Marcianise, che onestamente ha meritato questa vittoria, ripeto, ha fatto un'ottima impressione
Lisernia, a cui è mancato oggi solo il gol, ma nel calcio, come in molti sport, se non segni un gol, un canestro, se non metti una pallina, fai un punto in più dell'avversario, non vinci. E allora il Marcenise oggi ne ha fatti tre più dell'avversario, ha vinto con merito. Riparte dunque subito bene in casa il campionato dello Sporting Sala Consilina. Vedete anche questo bel terzo tempo della formazione casertana. D'altra parte ci sono dei valori sportivi enormi. Dunque da Armando Serpa è tutto, noi ci risentiremo per il prossimo match casalingo della formazione Sporting Sala Marcianise.